Ciao ragazzi, nuovo video tutto tech. In questo video faremo un salto nel tempo. Parleremo di prodotti che abbiamo acquistato più o meno tra gli 8 e i 12-15 mesi. Sì, anche due anni. Abbiamo pensato più che altro, tutti fanno sempre video col prodotto bello, nuovo, senza alcun funziona problema. Funziona sempre perfettamente, eccetera, eccetera. Quasi sempre. Ma dopo un tot di tempo, come vanno questi prodotti? Quindi abbiamo deciso di fare questa sorta di rubrica che andremo a ripetere perché secondo noi è interessante. Fateci sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, andando a rivedere un attimino prodotti che abbiamo già testato, di cui trovate il video nel canale, appunto con un'anzianità compresa tra l'anno e i due anni più o meno, e vedere come vanno ad oggi, se li usiamo ancora, se funzionano, se ci sono problemi, un po' in generale come va insomma. Allora, partiamo subito con una telecamera che ci ha dato delle grossissime soddisfazioni. Questa è stata recensita circa un anno fa ed è una telecamera che ci è stata inviata da Edsvitz. Allora, per i malpensanti, stiamo proponendo due telecamere che ci sono state inviate dalle case rispettive. Esatto. Entrambe le telecamere, quando le abbiamo provate, funzionavano naturalmente in maniera egregia, entrambe avevano un'ottima qualità, tutte le loro peculiarità. Dopodiché, col passare del tempo, una di queste due purtroppo ha cominciato a dare problemi di connessione, non ci si riusciva più a connettere, quindi ho fatto anche il cambio del modem, quindi pensavo di essere agevolato da ricominciare da zero. Insomma, abbiamo avuto un po' di difficoltà e adesso vi presenteremo queste due telecamere. La prima telecamera è la Edsvitz BC2. Diciamo, come va dopo un anno di utilizzo? Nessun problema. Nel momento in cui ho cambiato il modem, questa l'ho riconnessa veramente in un minuto neanche. Non ha avuto problemi di configurazione, non ha problemi, non lagga. La qualità è rimasta ottimale e quindi per me questa telecamera è sì. L'hai dovuta riconfigurare da zero o hai potuto cambiare la password del wifi? No, alla fine, allora, funziona così. Quando voi cambiate un modem, voi, naturalmente, prima sul nostro dispositivo vocale andate a modificare il wifi. Però poi dopo, ogni dispositivo, avendo un'app nativa, dovete entrare dentro e dirgli ti devo configurare col nuovo modem. Quindi rifate la procedura di connessione. Okay, quindi l'hai cancellato e reinstallata. Però senza alcun però problema. Cioè non mi ha dato veramente nessun tipo di problema. Lo stavamo facendo così proprio adesso. Sì, come dicevo cui... Marco, abbiamo lanciato questa nuova rubrica. Anzi, fateci sapere cosa ne pensate, perché abbiamo un po' di prodotti che... alcuni wow, altri... Avendo la batteria integrata, hai potuto constatare la durata di questa batteria più o meno? Sì, allora, ho fatto una prova, ma ho dovuto staccare la telecamera perché non avevo un'alimentazione abbastanza vicino da dove dovevo posizionare la telecamera. Più o meno questa cosa, questa mia esigenza è durata un mese e per un mese io non ho ricaricato la telecamera col suo cavetto e non ho avuto problemi, non si è disconnessa, ogni qualvolta io anche dall'esterno mi connettevo, mai avuto problemi. Loro la danno per circa 50 giorni di autonomia. Io ho provato più o meno quel mese, dopodiché ho dovuto spostarla nuovamente e quindi l'ho riconnessa alla sua alimentazione e la tengo alimentata. Però vi posso garantire che è veramente un'ottima telecamera, compatta, soprattutto se la tenete all'interno potete anche tra virgolette nasconderla, perché tolto anche il piedistallo diventa veramente piccola. È un cubotto che si mimetizza molto bene anche come suppellettile per la casa. E a livello software invece, diciamo, Edsvitz ha rilasciato aggiornamenti, l'hai dovuti fare, te l'hai chiesti? Ma allora, non mi è arrivato nessun pop-up, io poi ho l'impostazione di aggiornamento automatico, quindi anche essere così non me ne sono accorto sinceramente. Comunque se è sempre funzionato direi che il software è sempre aggiornato e non ci sono problemi. Bene, quindi diciamo dopo un anno di utilizzo un voto da 1 a 10. Ah, per questa 8/9. È davvero un'ottima telecamera. Nulla da dire, confermo tutto ciò che era stato detto nel video di presentazione quando l'avevamo fatto, è davvero eccezionale. Ok, passiamo ora al secondo prodotto già testato da noi all'incirca due anni abbondanti fa, sì, più o meno, e parliamo della telecamera
della Omayo, telecamera di sicurezza della Omayo. Anche questa telecamera da interno. Esatto, sempre telecamera da interno, sempre inviataci direttamente dalla società. Funzionava egregiamente, senza alcun problema, rilevamento del movimento perfetto, messaggi di avviso di allarme perfetti, mai alcun problema. Diciamo che ha iniziato a dare qualche problemino dopo circa un anno, improvvisamente, senza alcuna spiegazione, telecamera sempre ferma lì nello stesso posto, ma perdeva la connessione, senza alcuna motivazione, bisognava rimettersi lì col QR code, farglielo vedere, reinstallarla, dopo mille tentativi, in qualche maniera ci si riconnetteva. Arrivati poi al momento in cui c'è stato il cambio di modem fatidico, quindi fatti mille cambi di dispositivi che abbiamo a casa, tutto a posto, arriviamo a lei. Non c'è stato niente da fare, ci ha provato Miki per giornate intere, ci ho provato io per giornate intere, niente da fare, non leggeva più il QR code, non c'era modo, cioè, e pertanto è diventata purtroppo inutilizzabile questa telecamera. Altra cosa che personalmente non mi piace nelle telecamere di videosorveglianza è quando bisogna inquadrare il QR code. Allora, adesso non so se è un caso che questa abbia difficoltà e altre due telecamere che abbiamo testato di altre case non hanno avuto nessun tipo di difficoltà. Però secondo me è un grosso scoglio. Altra cosa, quando volevo cancellare questa telecamera dalla mia applicazione, ho dovuto inviare una richiesta in modo tale che poi venisse cancellato direttamente, evidentemente nei loro server, piuttosto che... Questa cosa non mi è piaciuta molto. Cioè, io voglio avere la possibilità di poter eliminare dalla mia applicazione una telecamera senza dover inviare a terze parti la possibilità di cancellare piuttosto che. Anche perché poi io stesso utente volevo provare a reinstallarla e la cosa è diventata un po' più difficoltosa. Quindi mi dispiace dirlo, perché comunque è una società italiana che importa prodotti dopo averli testati e marchiati Omayo, e mi dispiace dirlo, però su questa cosa penso e spero che le nuove telecamere, poi dopo non abbiamo più collaborato con questa società, però penso e spero che abbiano migliorato parecchi aspetti su questa cosa, anche perché l'applicazione era fantastica, perché comunque si ricava Smart Life. Smart Life, certo. Quindi Smart Life ormai è un sinonimo di certezza. Però per quanto riguarda poi l'hardware, abbiamo riscontrato questo problema non da poco, anche perché se io ero in vacanza e avevo bisogno di connettermi perché un'altra telecamera l'aveva rilevato o i rilevatori di casa mi avevano mandato un pop-up, volevo accedere alla telecamera, avevo problemi e io fisicamente non potevo staccare e riattaccare la corrente piuttosto che tentare altre cose. Quindi ricapitolando, a distanza di tanto tempo vi consigliamo assolutamente Edsviz tra le due. Esatto, qui voto su questa telecamera, purtroppo per questa enorme difficoltà venutasi a creare che non permette più l'utilizzo proprio, cioè non è che non vogliamo più utilizzarla, l'avremmo anche utilizzata. Assolutamente. Ma purtroppo niente, dovremmo dargli un 4 su 10 perché comunque per un po' di tempo ha fatto il suo dovere, ma... Però ripeto, a me quella cosa del QR code spaventa sempre, perché a volte purtroppo con questa telecamera ci abbiamo messo veramente tanto a farglielo riconoscere. Con altre, adesso non so per quale motivo, non voglio entrare nel merito della cosa, però abbiamo avuto meno difficoltà. Ragazzi, io spero che questa rubrica vi possa piacere. È nata da un'idea di Marco che ha detto: ma perché dobbiamo presentare solo prodotti nuovi? Rivediamo quello che avevamo e come si stanno comportando, anche per comunque aiutare le persone che vogliono acquistare un prodotto attualmente. Nella più limpida verità vi abbiamo detto cosa pensiamo di questi due prodotti. Sempre la verità noi, assolutamente. I prossimi due potrebbero essere quelli che, soprattutto a Marco, uno dei due sta qua. Perché ci ha fatto veramente penare giornate magari che potevamo trascorrere lieti all'esterno e abbiamo dovuto trascorrere in casa per cercare di connettere. Vediamo se qualcuno di voi si ricorda Marco che cosa odia visceralmente, perché l'ha portato quasi alla pazzia. Mamma mia, se chi se lo ricorda lo scriva qui sotto nei commenti. Perfetto. Direi che per questo video della nuova rubrica è tutto, andremo avanti con video sempre inerenti a questo aspetto, quindi vedere i prodotti come vanno, non subito, ma
dopo un po' di tempo, e ci vediamo ai prossimi video, appunto. Ciao, ciao ragazzi!